Oggi abbiamo fatto una partita molto difficile, ma alla fine abbiamo la vinta e siamo tutti contenti adesso. Abbiamo fatto, sì, casino posso dire, ma alla fine abbiamo vinto. Non so, abbiamo vinto forse non è con difesa, ma con il muro e con piccole cose che abbiamo fatto meglio di loro. Cosa vuol trovare ora sotto l'albero Nadia Sopova in vista anche del prossimo impegno con San Vito per Natale? Vabbè, voglio vincere quella partita prima di andare, che io vado a casa per Capodanno, e prima di andare a casa voglio questa vittoria come regalo per Capodanno e per Natale. E quindi ti facciamo gli auguri di buon Natale, ce li fai nella tua lingua, gli auguri di buon Natale e buon anno? Всех с Новым годом и с Рождеством. Qual è il segreto di questa vittoria maturata così fino alla fine? Il segreto è sicuramente tanto lavoro e ci abbiamo messo una voglia da incredibile. Cosa è successo in campo in quei due set? La punta del forse è un po' sbandata, non riusciva ad attaccare, pochi punti fatti in quei due set. Cosa è successo? Perché poi c'è stata questa trasformazione? Merito dei cambi o merito della vostra forza? Secondo me loro ci hanno messo tanto sotto quei due set lì e non riuscivamo a reagire. Poi un po' di cambi che comunque ci hanno dato fiducia. Tecnica quello che basta è tanta voglia di vincere, perché e ci ha ritirato su e ci ha salvato. Prima di Natale una appunto del Sala Consilina che festeggerà al meglio questo Natale, ma che poi dovrà giocare contro San Vito. Sottovaluterete questo impegno oppure sarà come giocare con la prima in classifica? Sottovalutare mai, perché comunque se sottovaluti l'avversario hai già perso, cioè rischi di grosso, però andiamo lì convinti di quello che sappiamo fare, perché abbiamo fatto delle belle vittorie che non erano facili e quindi basta tenere con la testa e continuare così. Con la voglia che abbiamo messo oggi. Chiara Masotti, cosa vuol trovare sotto l'albero prima di riscendere in campo? Intanto ti facciamo gli auguri. Hai carta e penna? Cioè, la lista è lunga, no. Serenità la stiamo trovando, perché comunque tra di noi va tutto bene, il lavoro che stiamo facendo va bene, pallavolisticamente va tutto bene, va benissimo così. Andare avanti così.